E a posto. Quindi iniziamo. Lo leggiamo come al solito, tanto ripeto, non sono troppe pagine, e vediamo un po'. Questo, ripeto, è del 2021, cioè almeno è stato pubblicato nel 2021. Però sì, sembra un po' di riconoscere lo stile. Ok ragazzi, è ora di distribuire il giornalino della scuola. Non dimenticate di farlo vedere anche ai vostri genitori. Questi ridono. Questi disegni sono troppo belli. Fuggino, il tuo Fourcoma è di nuovo troppo divertente. Ah, il Fourcoma sarebbe il tipo di manga con i pannelli a quattro, tipo, una cosa del genere. Giornalino della del quarto, vabbè non lo so, primo bacio di Fuggino. C'è un problema qui o cosa? Cioè, questa parte è giusto che sia tagliata? Ah, Yonkoma si legge, ok, Yonkoma. Yonkoma. E pensa che siccome ero occupata questa settimana l'ho disegnata in 5 minuti. 20 anni dopo, dove sei amore mio? Mi sono reincarnata. Meteora Terra. Devo dire che è venuta piuttosto bene, per non essermi nemmeno impegnata. Wow, vorresti diventare una mangaka da grande, non te lo auguro, a meno che non diventi uno dei mangaka migliori del mondo. Una mangaka? Non so. Stare seduti tutto il giorno a disegnare mi sembra noioso. Sei anche brava negli sport, vorresti diventare un atleta? Oh, quello potrei farlo. Comunque, fammi un autografo. Cosa? Ok, va bene. Fuggino? Chi io? Cosa c'è, signore? Vieni con me in aula insegnanti. Che ne dici di cedere uno spazio per i manga sul giornalino a Kiyomoto? Ah ok, qua parlano dell'altra ragazza. Kiyomoto? E chi è? Una ragazza assente della classe a fianco. Non può venire a scuola ma vorrebbe provare a disegnare anche lei manga. Penso che non ci siano problemi. Vabbè, dai, ci sta. Non si è fatta problemi. Anche se è difficile per i novellini disegnare qualcosa di buono. Un pochino altezzosa. Mi chiedo se una fifona che non riesce nemmeno a venire a scuola sia veramente in grado di disegnare manga. Quindi forse questa cosa è successa realmente all'autore? Cioè l'autore era la fifona che non veniva a scuola? Eccovi il giornalino. Non dimenticate di farlo vedere anche ai vostri genitori. Ok. Questo è disegnato bene, ad esempio. Ma che faccia è? Diventare come il mangaka di Rent, un sogno, un obiettivo della vita. Esatto. Wow, sono disegni da professionista. Hai visto questo? Chi è Kiyomoto? Quella ragazzina sempre assente? Sai, i disegni di Fuggino non sono niente di che in confronto a quelli di Kiyomoto. Attenzione, attenzione. Ha trovato una rivale. Wow, come fai a essere così brava a disegnare, Fuggino? Tra gli studenti sei sicuramente quella che disegna meglio. Potresti diventare un artista. Però, i disegni di Fuggino non sono niente di che. Questa brucia. Ho capito. Kiyomoto si esercita nel disegnare mentre io sono a scuola. Ah. Una di quarta che è migliore di me a disegnare? Non glielo permetterò. E quindi mo si farà il culo per migliorare. Come disegnare meglio? Hai capito? Benvenuta, grazie dell'acquisto. Iniziamo. Trucchi per migliorare. Studia la prospettiva, impara l'anatomia, impara a utilizzare lo spazio. Comunque, a parte tutto, secondo me, raga, disegnare, soprattutto manga, penso sia veramente una roba molto difficile. Ma proprio il disegno in generale, cioè una cosa che, per quanto io mi ritengo comunque non essere propriamente una persona, come dire, magari non è troppo esperta in vari ambiti della vita e tutto quanto, il disegno penso sia la cosa che mi riesce peggio. Cioè penso sia una delle cose proprio più difficili, riuscire a disegnare bene senza copiare, perché sinceramente a copiare sono bravo. Cioè se devo prendere come riferimento un'immagine e farla uguale, sono molto bravo a fare quello, me la cavo, come penso anche molti di voi. Però a, come dire, avere nella testa o comunque riuscire a proiettare un'immagine sul foglio, azzeccando le proporzioni, azzeccando le cose, penso sia una delle cose più difficili proprio al mondo. Cioè, vi giuro, è io credo che per riuscirci ci metterei anni. Se mi ci mettessi proprio seriamente anni, cioè mesi se non anni addirittura, sarebbe proprio difficile, difficile. Vedi che Fujimoto rende meglio senza i colori? Oddio, oh.
cioè, visto adesso da solamente questi panel, non ti direi, però forse sì, forse sì. Così vediamo che lei continua ad allenarsi il più possibile in tutte le stagioni dell'inverno dell'anno. Fuggino, cosa sta disegnando? Lo scheletro umano. Ora siamo in sesta elementare, sai? Il prossimo anno andremo alle medie. Hai intenzione di disegnare anche lì? Sì. Ok. Sai una cosa? Yoshi e Myorin non sono riusciti a dirtelo, ma non pensi di essere un po' troppo grande per disegnare? Brutta. Questa fa male. Non giochi più con nessuno, e quando siamo tutti insieme non parli, disegni e basta. Per non parlare del fatto che se disegnerei alle medie, tutti penseranno che sei un otaku, sai? Queste iniziano le prime... qua non si parla tanto di bullismo quanto di, come dire, situazioni sociali particolari, fastidiose. Mamma ha detto di sbrigarti a fare il bagno. Bussa prima di entrare nella mia camera. Ok, va bene. Ehi, per quanto hai ancora intenzione di disegnare manga? Dovresti venire al corso di karate con me. Potresti metterlo sul tuo libretto scolastico? Mi sa che non gli interessa molto. Sì, pregiudizi, i soliti pregiudizi. No, ma qua non si tratta di bullismo, cioè non è che questa ragazza la stava bullizzando, sono i soliti pregiudizi o cose appunto sociali che uno pensa quando cresce o tutto quanto. Ok, state calmi. Sto per distribuire il giornalino scolastico. Non dimenticate di farlo vedere anche ai vostri genitori. Sarà stata anche lei a disegnarlo? Di nuovo? Mi arrendo. Cosa? Fuggino? Puoi passarlo anche dietro? Ehi, ci prendiamo un gelato dopo la scuola? Davvero? Fantastico. È da una vita che non esci con noi. Cioè, più che altro sapete cosa? Secondo me ha pure senso, in questo caso, il discorso che gli stanno facendo. Cioè, isolarsi del tutto, disegnare tutto il tempo e non uscire con i propri amici, soprattutto con gli amici che avevi fino a poco tempo fa, è sbagliato. In generale credo che qualunque eccesso, che sia verso l'alto, verso il basso, che sia verso destra o verso sinistra, sia sbagliato. Conviene fare una via di mezzo. Il discorso che gli hanno fatto è disegnare per bambini e tutto quanto, ovviamente è una cazzata. Però manco a fare che ti isoli del tutto e ti metti a disegnare tutto il tempo per un anno intero senza cagarti i tuoi amici, non ne vale la pena. Purtroppo è la vita di un mangaka. Vabbè, ma ripeto, cioè, qua parliamo delle elementari, eh. Cioè, non credo che già dalle elementari o dalle medie ti devi isolare totalmente, non uscire con nessuno, lavorare tutto il tempo. Sinceramente, che vita di merda, posso dirvelo, mi sembra un po' eccessivo. Mamma, butta anche questi. Ah, quindi lei è proprio abbandonato totalmente, non vuole più disegnare. Ehi, Fuggino, congratulazioni. Mi dispiace disturbarti, ma vorresti portare a Kiyomoto il suo diploma da parte mia? Ti darò il suo indirizzo. Cosa? Non è giusto. Perché dovrei farlo? Beh, sai, anche se hai lasciato in sesta, entrambe facevate parte del giornalino scolastico, disegnando quei four coma, che abbiamo detto si chiamano Yotsu coma, tipo. Sono sicuro che Kiyomoto preferirebbe ricevere il diploma da te piuttosto che da un uomo di mezza età come me. Sinceramente preferirei di no. Avanti, fai uno sforzo, fai un ultimo favore al tuo insegnante. Seriamente? E quindi va da Kiyomoto a consegnargli il diploma. Martin, non spammare, l'ho letto il messaggio. Come dire, Ayano Koji nega tutti i protagonisti. Va bene, però non serve che spammi, quindi lo sappiamo che vi bagnate tutti per Ayano Koji e che è il miglior protagonista sulla faccia della Terra. Non serve ovviamente ripeterlo. Non è chiusa a chiave. Permesso, sono qui per consegnarti il diploma. Te lo lascerò qui all'entrata. Allora c'è qualcuno. Ciao? Ti ho portato il diploma. Quanti cazzo di taccuini. L'ho scritto due volte e non ho spammato. No, però sembrava che stessi iniziando a spammare, capito? Sembrava che stavi per iniziare a riscriverlo più volte. Ti ho avvisato, semplicemente. Comunque sì, decisamente dei disegni carucci. Ma che sto facendo? Che è successo? Si è ripreso il volantino? Cosa?
Ti lascio qui il diploma, ciao. E se ne va. Fuse? What? Ah, eccola! Fujino Sensei! È uscita! Kiyomoto? Il giornalino. Lo leggo ogni settimana. Li ho letti dall'inizio, da quando eri in terza. I tuoi manga. Carino. Io sono una tua fan. Posso avere un autografo? Che carina. Ho capito, non hai letto la novel. No, comunque non ho letto la novel. Ah, un foglio? Non ho nessun foglio. La schiena. Per favore, firma la mia schiena. Ma in che senso? Se ti va bene. I miei preferiti sono Il quadrato amoroso, uscito nella seconda settimana di agosto della terza elementare, e la serie di Sasaki, uscita tra gennaio e marzo del quarto anno. A partire dal quinto e dal sesto delle elementari, praticamente tutti i tuoi lavori erano fantastici. Non sono mai riuscito a finire i miei... abbiamo detto Yokoma, come si chiama? Ah, Yonkoma. Yonkoma. In tempo. Tu invece riuscivi a pubblicarne una ogni settimana andando anche a scuola. Eri fantastica. Mi sono ritrovata a pensare cose tipo, è davvero del mio stesso anno? E poi quando in quinta sia le tue storie che i tuoi disegni hanno iniziato a migliorare, sono stata certa di una cosa. Tu sei un genio dei manga, Fujino Sensei. Comunque credo che Fujino Sensei si riferisca a Fujimoto. Quindi credo che la protagonista della storia sia Fujimoto, non quest'altra ragazza. Allora perché hai smesso di disegnare gli Yonkoma in sesta? Beh, sai, adesso mi sto dedicando a un manga da presentare a un concorso. Ah, quindi ho deciso di lasciare Yonkoma così da poter alzare la posta. Un concorso? Fantastico! Guarda che carina. Voglio vederlo, voglio assolutamente vederlo, è fantastico. Voglio vederlo, voglio vederlo, voglio vederlo, voglio vederlo. Per ora è solo nella mia testa, o meglio, nella mia testa è già finito. Quindi quello che rimane da fare è solamente disegnarlo e inchiostrarlo. Wow, oh mio Dio, voglio vederlo, voglio vederlo. Sì, dai, penso di potertelo far vedere una volta finito. Ci vediamo. Ha iniziato a piovere, devo andare. Ci vediamo. Carino, carina come interazione. Sì, l'inizio di un'amicizia. Tra l'altro, la volete sapere una cosa, dato che è arrivato Marty in Twitch a parlare di Classroom of the Elite? Lo sapete che non mi è ancora arrivato il volume? Ma è normale? Non è ancora arrivato il volume che avevo preordinato prima di gennaio? Cioè, a voi c'è qualcuno che sta nelle mie stesse situazioni o mi sono perso qualcosa? Manco a me. Infatti non capisco, nel senso. Comunque è molto contenta lei che gli ha fatto i complimenti. Molto contenta. Infatti ha riniziato a disegnare. Alla fine, ragazzi, ci pensate, basta poco. Basta una semplice persona che ti fa i complimenti, un paio di persone che ti dicono continua così, vai avanti a fare una cosa, e la voglia di impegnarti, di tornare a fare quello che stai facendo di torno. Sì, molto bella questa splash page. Molto, molto bella. Molto di qualità, anche. Si vede veramente molto, molto di qualità. Sono a casa. Bentornata. Ah, è tornata... Quindi sono diventate amiche. Sei ancora qui? Aspetta, hai finito quegli sfondi? Ma quindi non ho capito, hanno iniziato a collaborare? Sì, non andando a scuola è più facile. Anche se mi sembra che non riusciremo mai a finire queste 45 pagine. Vero? Eppure stiamo disegnando senza sosta. E quindi sono diventate amiche. Carino, carino. Perdonatemi, posso azzardare un... Ma cos'è questa roba? Perdonatemi. Dove sta? Porca di quella puttana. Questo. Aspettate. No. Questo qua. Cioè, nel senso, non ci si poteva impegnare un po' di più, nel senso... Poi lo sapete, a me non è che frega molto di queste... dei piedi soprattutto, però... Madonna, che brutta cosa. Che brutta proprio. C'è stato un piccolo time skip? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Penso ci sia stato un time skip, perché... Come dire... Adesso che sono diventate amiche dal giorno alla notte, penso di sì. L'avete disegnato durante le medie?
Incredibile, sono davvero impressionato. Sì, ma anche lavorandoci insieme ci abbiamo messo un intero anno e lei ha disegnato tutti gli sfondi. No, no, essere in grado di disegnare un manga per intero alle medie è già una bella impresa. In più, sia la storia che i disegni sono di ottimo livello. Penso che possa anche vincere almeno una menzione d'onore. Figo, figo. Riviste Weekly Shonen Jump. Risultati del concorso: 1.000.000 di yen e 3 menzioni d'onore per Metal Parade di Kyo Fujino, 13 anni. Hai capito, hai capito. 1.000.000 di yen quanti erano? 1000 yen sono 7 euro, 10.000 70, 100.000 700. Cazzarola, 7.000 euro. Oh, 7.000 euro a 14 anni, a 13 anni. Mortacci. Tada, ho aperto un conto corrente con mia mamma. Anch'io. Aspetta. Tada, ho prelevato 100.000 yen, 700 euro. Roba, regà, io 700 euro a 13 anni, ma neanche col binocolo proprio. Ma manco penso l'ho mai tenuto in mano. Che cosa? Puoi comprarti una casa con quelli. La vuoi? Dai, andiamo a fare un giro in città. Offro io. Non dovresti risparmiarli? Che importa? Disegneremo altri manga e racimoleremo altri soldi. Facciamo girare l'economia. Vabbè, ci sta, dai, cioè. Sinceramente, iniziare a risparmiare soldi a 13 anni mi pare un po' eccessivo, quindi si godesse... Tanto, alla fine a 13 anni, per cosa vuoi spenderli? Non è che fai spese folli. Ok. Non lo so, comunque spero solamente che queste due non avranno problemi. Cioè, mi darebbe fastidio se per qualche motivo litigassero, si separassero. Non ho capito a cosa ti riferisci, Rindo. Comunque sì, vanno al cinema, vanno al bar, scherzano, giocano insieme. No, vi dirò, anche io sinceramente mi aspettavo, prima di leggere questi due one shot, delle storie più cupe, più tetre. Però credo che questo qua dei due sia quello più safe. Cioè, mo vediamo. Grazie per aver offerto oggi. Abbiamo comprato come delle pazze, ma abbiamo speso solo 5.000 yen. 38 euro, quindi niente. Sono contenta di essere uscita dalla mia camera. Eh? Ma oggi sono stata davvero bene. Ah no, niente. La verità è che avevo paura di uscire. Ho smesso di andare a scuola proprio perché avevo paura delle persone. Ma oggi sono stata davvero bene. Disegnavo perché non avevo nient'altro da fare a casa e mi annoiavo. Ma ora sono contenta di aver iniziato a disegnare. Fuggino, grazie di avermi fatto uscire dalla mia stanza. Potresti ringraziarmi dandomi 100.000 yen? Eh? Beh, giustamente. Cambiamo anche colonne sonore perché qua, insomma, è un po' too much. A 13 anni inizia già a crearsi il secondo conto corrente. Big Luca Mindset. Esatto. Big Luca Docet. Gli uomini cicala di Fujino. Bozzolo di Kyo Fujino. E quindi ha iniziato a pubblicare molti lavori. Il mondo dei fondali. Mazza che disegni che fa. Verremmo serializzate? Il capo redattore vuole darvi questa opportunità non appena vi sarete diplomate. Del resto avete pubblicato 7 one shot da quando avete 17 anni. Onestamente era quasi ora. E sono infatti pure cresciute, quindi c'è stato un altro time skip di 3-4 anni probabilmente. Quella pagina è Fire Punch? È la pagina di un capitolo di Fire Punch. Dici questa? Figo. Mi spiace, ma voglio frequentare un'accademia d'arte, perciò non potrò aiutarti con la serie. No, iniziano a separarsi. Così all'improvviso? Comunque perché no? Del resto tu disegni solo gli sfondi. Avrò degli assistenti che se ne occuperanno. No, dai, non fare così, Fujino. Ma frequentare un'accademia d'arte non ha senso, sai? Non c'è alcuna prospettiva lavorativa per quelli che si diplomano in discipline artistiche. Sì, lo so. Dovrai parlare con un sacco di estranei. Mi sforzerò. Se invece rimani con me, tutto andrà per il meglio. Voglio smetterla di fare affidamento sempre su di te e cercare di diventare indipendente. Sarà noiosissimo, te lo posso garantire. No,
non lo sarà. Lo sarà, invece. Inoltre è impossibile che tu riesca a partecipare alla vita scolastica da sola. Brutte queste interazioni qua, nel senso... Kiyomoto fa benissimo a scegliere di voler diventare indipendente e di emanciparsi da Fujino. Fujino, d'altro canto, l'ha presa molto male perché vuole bene a Kiyomoto e non la vuole vedere andare via. Quindi reagisce in questo modo esagerato perché ci tiene. Posso farlo, invece. Imparerò. E invece no, sei così timida da non riuscire nemmeno a parlare con il cassiere del supermercato. Mi allenerò per riuscire a farlo. È impossibile che tu ci riesca. Ma cosa? Dai, ho fatto piangere Kiyomoto. Io voglio diventare un artista migliore. E quindi, mi sa che si sono separate, purtroppo. E quindi lei è rimasta da sola, Fujino. E comunque ha continuato a serializzare. I soldi se l'è fatti, penso. Shark Kick, festeggiamo. Riceverai un adattamento animato. Però se ci pensate è un po' triste. Cioè avere, nel senso, non biasimo Fujino, avere la tua amica di una vita con la quale hai collaborato sempre, che se ne va e ti abbandona nel momento in cui stai effettivamente facendo un passo molto importante, ovvero quello di iniziare la tua prima serializzazione di una serie, non è una cosa proprio molto bella, eh. Quindi secondo me da una parte ci può pure stare che abbia reagito così. Secondo me c'è stato una sorta di mancanza da parte di entrambe. Avrebbero dovuto chiarire un po' meglio. Shark Kick è tipo Chainsaw. Ah, comunque, vabbè. Se 10 gennaio 2016. Yamagata, un uomo impugna un piccone in una scuola d'arte. E vabbè, io lo sapevo. Vabbè. E ovviamente, una scuola d'arte. Ma ovvio, era ovvio. Ripeto, oggi a mezzogiorno, all'Accademia d'Arte della città di Yamagata, un uomo senza fissa dimora ha iniziato ad attaccare gli studenti brandendo un piccone. La polizia ha già preso in custodia l'uomo sospettato di essere il colpevole. Siamo in attesa di informazioni più dettagliate sulle vittime. Grazie anche a Doggo Happy per il terzo mese. L'uomo attualmente è stato scortato verso la centrale di polizia di Yamagata, dove... Eh già. Una normale scuola in Giappone. Non mi dica è morta così. Quello che sto dicendo è che se un giorno riusciremo a farsi realizzare il nostro manga, voglio che questo abbia degli sfondi fantastici. Sono piuttosto lenta. Vorrei riuscire a disegnare più velocemente. È una sciocchezza. Migliorando le tue capacità artistiche diventerai più veloce di conseguenza. Anch'io sto pensando di migliorare nel disegno. Allora migliorerò anch'io nel disegno, proprio come te. Che brava. Se continuerai a guardarmi le spalle, crescerai anche tu. Sì. Mi sa che non è andata bene. Però che palle così di punto in bianco. Ma perché? Cioè... Il killer responsabile del massacro all'accademia, quindi ha ammazzato 12 morti. Ha colpito le vittime ripetutamente. Sentivo voci che mi insultavano provenire dai quadri mentre mi aggiravo per il campus. Il massacro all'Accademia d'Arte di Yamagata. Shark Kick si prende una pausa. Grazie per averlo letto. A causa di un improvviso problema di salute dell'autrice. Non verrà pubblicato. La pubblicazione riprenderà quando Fujino Sensei si sarà ripresa. Ci scusiamo per il disagio. Ma perché altro la cosa più brutta non è tanto che Kiyomoto è morta, ma è che non sono riuscita a chiarire. Cioè, che non si sentono probabilmente da anni e che non sono mai riuscite a chiarire questa cosa. Buonasera anche a Rebecca, comunque. È colpa mia. È successo tutto questo perché ho disegnato questo stupido Yonkoma quel giorno. Oh, grazie anche a Simone per il 35esimo mese. Buonasera. E
Eccola là, Fujimoto non poteva fare una cosa chill. No, ma infatti più che altro mi aspettavo, avendo letto la trama di questo look back, che fosse una roba molto più easy. La morte di Kyomoto è colpa mia. Se non l'avessi fatta uscire dalla sua camera, sarebbe ancora viva. Sì, vabbè, ovviamente questo è, come dire, come si chiama, regà? Ha un termine. Quando le vittime di dei disastri o di delle situazioni di pericolo, le persone sopravvissute si incolpano per la morte delle vittime. Mi sa che c'è un termine specifico che mo non mi viene in mente. Perché? Perché l'ho disegnato? Disegnare è inutile. Senso di colpa, no, ma è proprio una patologia, non è... Sì, ovviamente in questo caso è senso di colpa, ma è una patologia per la quale tu credi di essere stato irresponsabile per la morte di una persona in una determinata situazione. Sindrome post-traumatica, mi sa che non è nemmeno quello. Mi sa che non è nemmeno quello. L'ho visto proprio in... Ne parlano proprio in Alice in Borderland, però non mi ricordo se gli danno una definizione o se ne parlano e basta. Non ricordo. Però vabbè. Se ad esempio, cioè, ipoteticamente c'è un terremoto in casa tua, c'è un terremoto, tu muoiono tutti, tu sei l'unico a sopravvivere e ci sono determinati meccanismi, determinate situazioni nelle quali le persone si incolpano per la morte degli altri, si chiedono ma perché sono stato solamente io a sopravvivere? Cosa ho avuto in più degli altri? Perché gli altri sono morti e io no? E non è una situazione proprio uguale in questo caso perché non c'entrava niente con Fujino questa situazione, non è né l'ha creata lei né ne ha fatto parte, però vabbè, avrei voluto, come dire, sapere solamente la definizione. Andiamo avanti. Non uscire? Ah, qua quando è arrivata. Permesso? Sono venuta per consegnarti il diploma. Eh sì, qua è dal punto di vista di Kiyomoto. Te lo lascio qui all'ingresso. Ha fatto tipo un fischio. Un fantasma? Non ho capito. Ah, cioè stanno facendo vedere il punto... Stanno facendo vedere una sorta di realtà alternativa in cui loro non si sono mai conosciute. Rileggi da capo. No, non ho saltato delle pagine. Raga, passa da qua a qua. Passa da permesso sono venuto a consegnarti il diploma a questo. Quindi mi sembra semplicemente che stanno facendo vedere un'ipotetica situazione in cui non è successo niente, in cui non si sono conosciute. Vai indietro e guarda attentamente. Dice se non l'avessi mai incontrata sarebbe ancora viva, perché l'ho disegnato? Disegnare è inutile. Strappa questa cosa... Ah, il foglio di carta con scritto non uscire si infila sotto la porta. Ah, sotto la porta di Kiyomoto. E lei lo prende. Ah. Quindi, oddio, com'è da interpretare questa cosa? Non uscire? Particolare. Andiamo avanti. Esami d'ingresso. Lettera d'ammissione. Siamo lieti di comunicarle che ha superato l'esame di ammissione per l'anno 2012 e potrà frequentare i corsi di seguito indicati. 11 gennaio 2016, cioè non so, 10 gennaio, non 11. Quindi è un futuro ipotetico in cui lei non è morta? O la studentessa sta prendendo una pausa seduta su un divanetto? No, forse sì. Quando iniziò a sentire un rumore metallico proveniente dalle scale. In quel momento non c'era nessun altro vicino al divanetto. Un uomo si introduce nell'edificio attraverso le scale esterne e incontra una studentessa che stava riposando. L'uomo impugna un oggetto appuntito trovato nel palazzo dedicato al corso di scultura. Ehi tu, sì tu, non chi io? Sei tu, non è vero? Pensi che sia un idiota? Perché non stai zitta? Secondo la sua testimonianza, sentiva delle voci a causa di un attacco di paranoia. Cosa? Sì, la colpisce di striscio, tipo? Andiamo. Dannazione. Ascoltami. Loro si sbagliano. È una mia idea, non è vero? Sono stato io ad aver avuto l'idea per primo. Tu non hai fatto altro che plagiare la mia arte. Ammettilo.
Sei stata tu, vero? Dai. E arriva Fujino con una mossa di karate. E lo butta a terra. E infierisce pure, gli dà pure un cazzotto in faccia. E salva tutti. Faccio karate nel dojo della città qui vicino, sì. È una realtà alternativa in cui loro non si sono mai incontrate. E mentre stavo facendo la mia solita corsetta ho visto quel tizio introdursi nella scuola. Così ho detto tipo, oh merda, gli sono corsa dietro. Ma quando gli ho tirato un calcio, ho finito per cadere anch'io rompendomi la gamba. Non è un po' imbarazzante? Mi scusi, volevo ringraziarla per il suo aiuto. Vorrei dimostrarle ancora la mia gratitudine, perciò potrebbe lasciarmi il suo numero di telefono? Certo. Fujino Sensei. Lei è Fujino Sensei? Sensei? Non disegnava dei Yonkoma per il giornalino scolastico? Oh, ora che me lo dici hai ragione. Lo sapevo. Ero una fan dei suoi Yonkoma. Ma guarda che coincidenza. Ti ringrazio. Mi spiace, ma è ora di andare. Perché ha smesso di disegnare manga? Ho ricominciato di recente. Vieni a farmi da assistente quando verrò serializzata. Nah, che sad. Che sad. Sono a casa. E mi sa che mo forse siamo tornati alla realtà. Siamo tornati al mondo in cui è morta Kiyomoto. Sì, bello, bella questa transizione, bella. Cioè, praticamente non ho ben capito gli Yonkoma, dovrebbero essere questi foglietti a quattro fasce, a quattro vignette, sono una sorta di collegamento tra il mondo reale e il mondo alternativo, in cui appunto questo qua è finito sotto la porta e siamo tornati al mondo in cui è morta Kiyomoto. Guardarsi le spalle, ti ucciderò. C'è una sorta di comunicazione. Cioè, sì, una sorta di comunicazione tra i due mondi. Cioè, perché qua hanno disegnato la vignetta in cui Fujino ha salvato la vita a Kiyomoto. Sei Fujino Sensei? Ti sei fatta male? Il mio lavoro qui è finito. E questa è la porta della camera di Kiyomoto. Mi sa. Ayumu Fujino. Ah, c'ha anche la scritta sulla maglietta. La scritta sulla maglietta di molti anni fa. Sai, all'inizio non mi piaceva nemmeno disegnare manga. La lavorazione è una scocciatura e non è divertente, anzi è molto faticosa. Puoi disegnare anche tutto il giorno senza che ti sia nemmeno avvicinata alla fine. Avrei fatto meglio a continuare a leggerli e basta. Non avrei dovuto iniziare a disegnarli. Allora perché disegni, Fujino? E fa vedere quando erano... quando collaboravano insieme. Belli, molto belli questi panel. Molto, molto belli. È l'ora dello squalo, baby. Sì, sì, simile a... un po' a un Chainsaw Man. O a Bim Bam, come si chiama, di Chainsaw. E giustamente lei prende la decisione di riprendere a disegnare. Fine. Bello. Bello, bello, bello. Cioè, secondo me veramente corto ma efficace, va dritto al punto, è una storia per certi versi non proprio incredibile, insomma ci sta questo colpo di scena della morte di Kiyomoto che vabbè, come dire, uno se lo poteva aspettare, però speravo in una storia un po' più tranquilla. Bello comunque anche il modo in cui parla della sua vita, perché alla fine regà, è una cosa autobiografica, non deve puntare secondo me a stupire o quant'altro, deve puntare anche a raccontare il punto di vista dell'autore stesso, e in questo caso Look Back lo fa veramente bene. Quindi tanto di cappello, bello bello.